Eccoci al modulo 17. Se siete ancora con me, datemi un cenno di vita, qualche critica ben accetta. Scala frigia oggi. Rimaniamo là, così sentiamo per bene la differenza con la dorico che abbiamo visto nel modulo precedente. La scala frigia è composta dai seguenti intervalli. Tonica, siamo là, abbiamo una seconda minore, caratteristica principale di questa scala, quindi Si bemolle, Do, terza minore, Re, quarta giusta, Mi, quinta giusta, Fa naturale, sesta minore, e Sol naturale, settima minore. Scala particolarmente utilizzata in tutto quello che ruota intorno al flamenco e dintorni. Andiamo a vedere le tre posizioni che utilizzo per questa scala, quindi col dito. Tendo al dito indice. Col dito medio. Oppure col dito mignolo, un po' scomoda, questa non la utilizzo quasi mai. Suoniamo questa scala su tutta la tastiera. Facciamo anche questa volta quell'esercizio che ho detto di alternare la scala con il relativo accordo. Rimaniamo sull'accordo di settima, quindi La minore settima. Facciamo una battuta, o comunque due tot battute di scala, tot di arpeggio, decidete voi. E andiamo adesso a sentire con il tappeto di La minore la particolarità di colore, di sound che ha questa scala. La minore. Suono la scala ancora su tutta la tastiera. Mettiamo la nota principale, caratteristica di questa scala, che senso, che emozioni vi dà. Mi riporta subito al latino in qualche modo.
per improvvisare questa scala molto particolare che si presta molto appunto in alcuni contesti particolari musicali e comunque sia, se vi piace il colore appunto vi trasmette in qualche modo qualcosa di bello che vi piace, ma potete utilizzare tutti gli accordi minori, quindi la triade minore, l'accordo minore settima, l'accordo minore settima con la nona bemolle, il minore settima con la tredicesima bemolle, un po' più strano da trovare, appunto tutto quello che è minore, diciamo, potete provare a suonarci questa scala per le vostre improvvisazioni, per le vostre linee, e consiglio quello sempre di creare qualche melodia o analizzarne alcune più o meno famose, diciamo, in relazione sempre all'armonia del brano, per capire bene il discorso, scale modali, modi, modalità. Nel prossimo modulo passeremo al lidio, quindi diciamo una delle mie scale preferite in assoluto. Studiate, mi raccomando, in tutte le tonalità, tutti gli esercizi che abbiamo visto precedentemente potete tranquillamente rifare anche per la scala frigia e poi ci vediamo al prossimo modulo.